In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, prevista per il prossimo 25 novembre, la Commissione consiliare per le pari opportunità del Comune di Tolentino, la Consulta delle donne della città di Tolentino, l'Associazione Le Sibille, in collaborazione con la Proloco TCT, Multiradio e Video Tolentino Canale 14, organizzano la proiezione del cortometraggio Con le mie mani di Laura De Sanctis. Sono previsti due appuntamenti per venerdì 21 novembre presso l'Auditorium San Giacomo. Alle ore 10 ci sarà un incontro diretto agli studenti delle scuole superiori. Alle ore 21 si replica per la cittadinanza. È la prima volta che viene proiettato sia alle scuole sia a Tolentino e è motivo di orgoglio. L'impegno che ci siamo prese formalmente è quello di provare a incontrarci subito dopo il 21 e comunque prima di Natale per ricostituire ufficialmente la consulta, rieleggere un nuovo consiglio direttivo, un nuovo presidente e approvare un nuovo regolamento. Un momento di incontro e di discussione, di riflessione soprattutto, che va rivolto alle scuole principalmente perché abbiamo bisogno che le nuove generazioni siano consapevoli del problema e per poi anche discuterne in maniera più ampia con il pubblico. Poi portarci proprio al giorno del 25 dove metteremo in piazza, faremo un piccolo posto in piazza dove metteremo un qualcosa che ricorderà questa ricorrenza. È importante far rendere conto ai giovani quando scatta la violenza, riconoscerne i segnali, ma soprattutto quello che cercherò di fare io venerdì 21 a questo grande evento nei confronti dei ragazzi sarà far capire come una persona può riconoscere questi segnali dentro di sé, ma soprattutto trovare poi la forza o il coraggio per mettersi un attimo in pausa, chiarire quali sono gli obiettivi e decidere di rifiutarsi di subire una violenza. Questo corto è nato proprio con questo scopo, cioè fare da traino per parlare di questi argomenti. La mattina sarà presentato per le scuole e questo per me è fondamentale e importante perché parlare con i ragazzi fargli capire determinate dinamiche che possono accadere tra uomo e donna e renderli consapevoli delle differenze e del rispetto che deve esserci tra l'uomo e la donna, secondo me è fondamentale.